Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Volevo parlarvi oggi del sistema ATP creatin fosfato. Nei muscoli abbiamo accumulate due principali molecole energetiche, l'ATP e il creatin fosfato, e queste due molecole sono pronte a fornire energia immediata nel momento in cui c'è uno sforzo fisico intenso. Il problema è che però abbiamo una quantità sufficiente accumulata nel muscolo di ATP per intervenire semplicemente nel primo secondo di attività fisica. Dopo un secondo, quindi, tutto l'ATP accumulato nel muscolo è già terminato e a questo punto interviene il creatin fosfato che dona un suo fosfato all'ATP per formare ATP pronto per fornire nuova energia. Però questo creatin fosfato nel muscolo è sufficiente soltanto per continuare questo sforzo intenso per altri 10-12 secondi al massimo. E cosa succede una volta che il creatin fosfato è terminato anche lui, quindi dopo 10-12 secondi di sforzo intenso? Succede che gli altri metabolismi preposti alla produzione di ATP nel frattempo, in questi 10-12 secondi, si sono messi in moto per fornire nuovo ATP da altre fonti, ad esempio tramite il glicogeno accumulato sempre nei muscoli e nel fegato, tramite gli acidi grassi liberi. Tutti gli altri due metabolismi energetici, quello anaerobico lattacido e quello aerobico. La cosa interessante da notare è che però appena lo sforzo è terminato, quindi appena siamo in una fase di rest, sia il creatin fosfato sia l'ATP vengono risintetizzati velocemente e queste scorte all'interno del muscolo vengono ripristinate in brevissimo tempo. Quindi nell'arrampicata ecco l'importanza del rest. In pochissimi secondi, circa una decina di secondi, riusciamo a recuperare il 60-70% di tutto questo creatin fosfato che era terminato durante lo sforzo intenso e via via che passa il tempo riusciamo a recuperare il 100% di questo creatin fosfato che servirà poi al sistema anaerobico a lattacido per fornire tutta l'energia nel successivo sforzo. In 2 minuti di riposo circa riusciamo a recuperare l'85% del creatin fosfato. E per recuperarlo totalmente invece ci vogliono circa 6-8 minuti di tempo. La cosa interessante da notare è che la risintesi di creatin fosfato è direttamente correlata alla quantità di ossigeno disponibile e quindi è importante avere, soprattutto a livello dell'avambraccio, un'ottima vascolarizzazione, perché più arriva sangue, più arriva ossigeno, più facilmente le riserve di creatin fosfato vengono ripristinate al 100%. I due principali vantaggi del sistema ATP creatin fosfato sono che fornisce energia in tempi rapidissimi e fornisce grande potenza. Infatti, questo sistema, che è direttamente correlato al sistema anaerobico a lattacido, è utilizzato o nei punti chiave durissimi di una via oppure dai boulderisti proprio perché hanno pochi movimenti di alta intensità. Sempre parlando di arrampicata, ecco l'importanza di riuscire a trovare dei rest lungo la via per ripristinare questo creatin fosfato ed ossigenare maggiormente i muscoli dell'avambraccio perché si possano riattivare ed esprimere nel migliore dei modi nel passaggio duro successivo. Le scorte di creatin fosfato sono per la maggior parte determinate geneticamente, ma su queste possiamo comunque andare ad agire sempre tramite il meccanismo della supercompensazione. Quindi più diventiamo forti, più riusciamo ad accumulare creatin fosfato all'interno dei nostri muscoli e quindi possiamo essere ancora più potenti in quegli sforzi brevi e ad alta intensità. E come possiamo allora allenarci? Tramite una periodizzazione che preveda sia dei microcicli di ARC sia dei microcicli di forza massimale. Con questo è tutto, io vi auguro una buona arrampicata e vi ringrazio. Ciao ragazzi!